Tuttavia, gli scienziati stanno sviluppando un nuovo sistema di sorveglianza che potrebbe far entrare il riconoscimento facciale in un'altra dimensione. Immagini in 3D effettuate con rilevamento satellitare. Questa tecnologia permetterebbe di trovare chiunque, in qualunque parte del pianeta. La sfida del futuro nel campo della sorveglianza non è trovare un volto tra la folla, ma identificare una persona in qualunque parte del globo. In questo laboratorio la tecnologia biometrica di riconoscimento sta per effettuare un ulteriore passo in avanti. Un gigantesco obiettivo che con la tecnica tridimensionale del riconoscimento facciale permette di identificare una persona praticamente da qualsiasi angolazione. La polizia crede che gli attentatori siano stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso. Per trovare gli uomini sospettati degli attentati di Londra, gli investigatori hanno dovuto passare al vaglio decine di migliaia di nastri. Hanno ristretto la ricerca in base al tempo e al luogo e forse trovato delle immagini dei sospetti. Nessuno avrebbe degnato questi ragazzi di un secondo sguardo. Ma gli esperti di riconoscimento facciale come Hans-Peter Pfister sanno che in futuro si potrà ricorrere a un sistema molto più avanzato. Guarda fisso l'obiettivo. Voglio scattare altre foto del tuo volto. Pfister conosce i limiti dei sistemi di riconoscimento bidimensionali. Anche se non si lasciano ingannare dai camuffamenti, non sono in grado di identificare un volto ripreso di lato. Vuole fare una prova. Gli occhiali non ingannano il sistema di riconoscimento, che funziona bene anche con baffi, parrucche, così funziona, e perfino barbe finte. Ma se il soggetto si mette di profilo, il computer non lo riconosce perché non è in grado di misurare la distanza tra i lineamenti del volto. Pfister spera che il suo obiettivo tridimensionale permetta al computer di riconoscere un volto da ogni angolazione. Bene così. Deve mettere il soggetto nella migliore posizione, in modo da ottenere un'immagine accurata. Insieme le camere creano un'immagine composita. Più di 64.000 punti che disegnano la cartografia di un volto. L'immagine in 3D che ne risulta è detta avatar. Pfister può ruotarla o rimetterla in posizione frontale per confrontarla con le facce nel database. La speranza è che un giorno tutti i criminali avranno una carta d'identità facciale completa. Io credo che sarà possibile, perché questo profilo... Il sistema tridimensionale apre grandi prospettive a nuove investigazioni, come nel caso degli attentati di Londra, dove le webcam della sicurezza hanno ripreso gli attentatori di lato. Questa nuova tecnologia dovrà essere accompagnata da webcam intelligenti, in grado non solo di identificare i volti, ma anche di procedere a una comparazione istantanea. La sfida per la sorveglianza del futuro è identificare gli individui dovunque siano, prima che colpiscano. È quanto si sta sperimentando in un altro laboratorio. Volo per Boston. In un laboratorio del Massachusetts, gli scienziati sono a caccia di un criminale. Hanno ricevuto un poster di un ricercato dal quartier generale dell'FBI. Il suo nome è Thomas O'Connor. Thomas, questo è il nostro uomo. O'Connor è un noto truffatore bancario che si è indebitamente appropriato di centinaia di milioni di dollari nelle banche di tutto il mondo. Il volto di O'Connor viene inserito nel database di riconoscimento facciale. Grazie a questo software, collegato con milioni di webcam poste nelle vie e negli edifici di tutto il mondo, comincia una caccia all'uomo mondiale. Volo per Tokyo. In ogni città, le autorità esaminano le webcam che controllano le strade, in cerca di una corrispondenza. Londra. Toronto. Grazie a un'informazione riservata, sanno che O'Connor è entrato negli Stati Uniti via New York. Fermiamoci su quell'edificio. Ogni edificio appare in tre dimensioni, che consentono una perfetta veduta dall'alto.
Controlliamo altre banche. Puntatore, banche. Chiedono al computer di mostrare la localizzazione delle singole banche di New York. Penso che dovremmo fermarci su un'area qui a Broadway. Controlliamo su questo monitor. Perlustrano palmo a palmo Times Square, ma non c'è traccia di O'Connor. Si spostano sul distretto finanziario. Io controllerei quest'area. Ok, è un'area molto vasta. Sarebbe bene controllare tutte le telecamere. Migliaia di webcam in cerca di una sola immagine di O'Connor. E finalmente, una bella notizia. Ci siamo. Potrebbe essere entrato in questa banca. Un sensore suona. Una camera ha ripreso O'Connor nell'atrio di una banca. È stato qui solo pochi secondi prima. Hanno trovato la sua faccia in un oceano di milioni di facce. Il volto combacia con l'uomo in quest'area. Dalla sala di comando mandano le autopattuglie sul posto e l'uomo viene arrestato. La nostra stanza di controllo è immaginaria, ma queste tecnologie esistono realmente, anche se non sono state ancora messe insieme. Quando lo saranno, sarà praticamente impossibile che una faccia passi inosservata. La tecnologia del riconoscimento facciale avanza a grandi passi, ma il futuro della sorveglianza non si limiterà a identificarci dal nostro aspetto esteriore. Ha già cominciato a monitorare l'interno del nostro corpo, spiando non solo i nostri lineamenti, ma dentro di noi. E i sistemi di sicurezza sono ancora più rigidi su tutte le frontiere sensibili del mondo. Gli aeroporti, crocevia di miliardi di persone. È uno dei nostri punti d'attacco più vulnerabili. La tecnologia della sorveglianza compie passi da gigante e laddove ci sono frontiere da controllare, gli occhi sono in primo piano. Il riconoscimento dell'iride è un sistema matematico che usa la parte colorata dell'occhio per determinare chi siamo. Si possono falsificare i passaporti, ma un nostro gemello o l'altro nostro occhio hanno schemi unici e irripetibili. L'iride è l'unico organo interno visibile dall'esterno e il suo schema non muta mai. Ecco perché è un dato biometrico ideale. L'iride è almeno 10 volte più precisa delle impronte digitali e permette un'identificazione molto più sicura. Potremmo facilmente essere ingannati da questa foto che mostra il vicepresidente degli Stati Uniti accanto al presidente. In realtà qui gli occhi, il naso e la bocca di Dick Cheney sono stati copiati dal volto di Bush. Difficile dire qual è l'uno e l'altro. Tra i due non c'è molta differenza. Non c'è molta casualità nei volti. Se le facce avessero la stessa casualità delle iridi, allora avremmo facce con un numero variabile di nasi, 6 nasi e 5 bocche e 3 occhi, disposti casualmente. In quel caso, l'identificazione facciale funzionerebbe a meraviglia. Il professor John Dugman della Cambridge University è l'inventore del riconoscimento dell'iride. E l'alto grado di casualità delle iridi rende potentissimo il suo sistema. Le sue formule matematiche hanno già trovato applicazione nella sorveglianza dei confini più vulnerabili. La UAE si affida a loro per fermare quanti cercano di entrare illegalmente nel paese. L'80% delle persone che vivono negli Emirati Arabi Uniti vengono dall'estero. Per controllare questo flusso di esseri umani, tutti i possessori di un visto d'entrata sono confrontati con una lista nera dell'immigrazione, un database di 500.000 criminali e falsificatori. Fissi l'obiettivo. Qui vengono scannerizzate circa 7.000 persone al giorno. Grazie. Thank you. Thanks.
uno scanner a raggi infrarossi esamina l'occhio per localizzare e isolare l'iride. Poi ne traccia lo schema e costruisce un'equazione matematica che determina il codice dell'iride. In meno di un secondo, confronta il codice dell'iride con circa 500.000 di codici contenuti in un database, cercando un'eventuale corrispondenza. Oggi l'ispettore Ibrahim ha un problema con un uomo appena arrivato dall'Iran. In un secondo il computer ha effettuato 500.000 di confronti e rilevato che il codice dell'iride dell'uomo corrisponde a uno dei codici contenuti nel database. Risponde perfettamente. La corrispondenza è stata trovata. Potrà più entrare negli Emirati. È un'interdizione permanente. L'uomo è finito nella lista nera perché già una volta ha tentato di entrare nel paese senza permesso. Questa volta il suo corpo, o meglio il suo occhio, lo ha tradito. In fondo al corridoio a sinistra. Venite. Sarà imbarcato sul primo volo per l'Iran. In questo modo sono già state scoperte più di 25.000 persone che hanno cercato di entrare illegalmente nel paese. La scansione dell'iride rivela la nostra identità dall'interno del corpo. Ma oggi c'è una nuova tecnologia di riconoscimento che può effettuare una ricerca sul nostro corpo spogliandoci virtualmente. È il backscatter. In questa immagine una donna appare quasi nuda, ad eccezione di un'arma e un ordigno esplosivo nascosti sul corpo. Questa tecnologia, in uso nell'aeroporto di Orlando, in Florida, per un tempo abbastanza breve, ha suscitato forti obiezioni sul rispetto della privacy e le proteste della stampa. I produttori di backscatter stanno ora cercando di rivestire il corpo umano, ma fino a quel giorno il governo ne ha impedito l'uso. Ma il backscatter può fare ben più che uno screening del corpo umano. Questo anonimo furgone sta passando al vaglio un intero autoparco. Grazie al backscatter può vedere dentro le auto parcheggiate. Trapassando il metallo rivela la presenza di compositi organici, in questo caso un esplosivo al plastico. Utilizzato lungo i confini più sensibili del mondo, il backscatter è un'arma potente contro i contrabbandieri. Può rivelare in un istante cose che una guardia di frontiera impiegherebbe ore a scoprire. Esaminato ai raggi X, questo camion di frutta di Hong Kong non sembra contenere alcunché di sospetto. Ma il backscatter mette in luce l'eroina, questi blocchi bianchi nascosti tra la frutta. Pur operando come i normali raggi X, il backscatter mostra cose che ai primi sfuggono. Questo camion di banane al confine del Guatemala non è ciò che sembra. Trasporta nascosti tra la frutta dei lavoratori stagionali clandestini. Il backscatter irraggia potenti fasci di luce su un oggetto. Fasci di luce che trapassano gli oggetti compatti, come il metallo, ma rimbalzano e tornano indietro quando colpiscono materiali meno densi, come le banane, oppure gli uomini. Il modo in cui la luce rimbalza rivela la forma dell'oggetto che ha colpito. Sebbene invasive, queste nuove tecnologie garantiscono la sicurezza laddove è necessaria. Ma la sfida di domani è la sorveglianza di un'intera città. Milioni di persone, migliaia di luoghi, anche di notte, spiati da tecnologie così potenti che rendono visibile l'invisibile.